Ormai ci aspettiamo che anche Palazzo Chigi venga pignorato direttamente magari dal padre del ministro Boschi, ormai ci aspettiamo qualsiasi cosa. Cari cittadini italiani, cari giornalisti, sarebbe opportuno che voi faceste il possibile per fare in modo di sapere a tutti gli italiani che questo governo sta facendo un grande aiuto alle banche, un gran favore alle banche. Che cosa sta facendo? Darà l'opportunità alle banche di vendere in modo diretto o di appropriarsi in modo diretto delle case dei cittadini italiani che hanno un mutuo e che non riusciranno a pagare le rate. Hanno approvato in Parlamento sei provvedimenti a favore delle banche, nessuno a favore dei cittadini, dei pensionati minimi, degli studenti che hanno difficoltà, della povera gente, di un italiano su 10 o due italiani su 10 che non riescono a curarsi. Sei provvedimenti a favore delle banche, l'ultimo appunto è questo decreto legislativo su mutui. Perché andrebbe pignorato Palazzo Chigi? Andrebbero pignorate le sedi del Partito Democratico, non vengono pagate da questi cialtroni che si intascano i nostri soldi e neanche pagano le sedi, non le case degli italiani. Il Movimento 5 Stelle è l'opposto del governo Renzi. Ministro Padoan, secondo Adusbef e Federconsumatori, solo nell'anno 2014 ci sono stati in Italia più di 52.000 pignoramenti di immobili e dal 2006 al 2014 ben 110.000 famiglie si sono viste sottrarre la casa. In un contesto come questo è incomprensibile la volontà del governo di privare i cittadini in difficoltà della propria casa in favore del recupero del credito da parte delle solite banche. Oggi siamo qui a chiedere quindi se il governo intenda assumere misure per garantire il rientro del credito senza compromettere però in alcun modo la disponibilità e la proprietà dell'immobile in capo ai cittadini italiani. Quello che è il ragionamento fondante è che voi state facendo assurgere le banche a giudici incondizionati che si appropriano delle abitazioni dei cittadini senza se e senza ma. E se ad un cittadino mancano 10.000 euro a copertura per pagare il debito e la casa vale 500.000 euro, la banca diventerà proprietaria automaticamente di un immobile che vale 500.000 euro. Questo è il vostro governo, noi siamo da tutt'altra parte. Grazie. Ministro Gentiloni, non si deve andare in guerra in Libia, perché se si va in guerra in Libia l'unico risultato che si ottiene è ricompattare frange terroristiche, tribù contro tribù, tutti contro l'Italia. Diciamocelo, ormai la strategia dell'Italia in politica estera e di difesa non viene più fatta in Parlamento, non viene più nemmeno fatta da questo governo di burattini, viene fatta dagli Stati Uniti d'America, oggi più di ieri, e questa cosa è assolutamente inaccettabile. L'ISIS, caro Ministro, confina a nord ovviamente con il Mediterraneo, ma anche con l'Inghilterra e la Francia e un pochino, poco, con l'Italia. A est l'ISIS confina con la BP, con la Total, Eni, Repsol, Wintershall e Occidental. A sud confina con l'Arabia Saudita, il Kuwait, Qatar e gli Emirati Arabi. A sud-est invece confina con circa 3 miliardi annui di export di armi italiane. Ma è accettabile nel 2016 sapere che il governo degli Stati Uniti d'America controlla di fatto il presidente Berlusconi? E non sappiamo oggi come arrivano armi, finanziamenti, appoggi, sostegni al terrorismo internazionale. Si sa perfettamente chi li finanzia, come li finanziano, quali sono le industrie belliche che gli danno una mano, chi gli dà i soldi, ma non si può intervenire perché avete le mani legate, perché vi hanno messo lì gli stessi poteri forti che controllano questi traffici internazionali. Si chiama conflitto di interessi. Siete regolarmente in conflitto di interessi e non fate mai gli interessi del popolo italiano. Ancora una volta ci troviamo a confrontarci con situazioni che ormai stanno divenendo costanti nei nostri dibattiti, la crisi migratoria e la crisi economica. Questa incapacità progettuale di fronte a problemi noti ha messo l'Unione Europea addirittura nella situazione di vedersi porre in condizioni improprie da parte di un governo, quello turco, che a pochi giorni da eclatanti azioni contrarie ai valori che l'Unione sostiene, come la libertà di stampa, pretende l'accelerazione dei negoziati di adesione. Noi siamo coscienti dello sforzo che la Turchia sta facendo per accogliere i profughi siriani e abbiamo già stanziato notevoli risorse, ma non si può accettare di scambiare questa accoglienza, che è un dovere anche per il governo turco, con la negazione continuata della libertà di espressione e stampa. È necessario che si dica chiaramente, con le parole e con i fatti, ai nostri concittadini chi verrà accolto e perché,
come verrà gestito e integrato, chi non può essere accolto per sempre e come sarà fatta rispettare questa decisione. E occorrono regole chiare, applicabili e certe per tutta l'Unione Europea. Bene, noi oggi lanciamo l'allarme su quello che è un sistema, che oggi ci troviamo a parlare di Casalvatore e non di mille altri comuni, o di centinaia di comuni così soltanto in Campania, è un caso. Questo perché il sistema Casalvatore dimostra in maniera inequivocabile che i partiti non hanno alcun filtro all'infiltrazione della criminalità al loro interno e che appunto non dimostrano in alcun modo di volerlo mettere questo filtro. La giornata di oggi è importante per due ragioni. Una, il sistema Casalvatore è un sistema politico che va approfondito. Noi chiediamo che i vertici del Partito Democratico vengano in Commissione Antimafia in Parlamento, per questo qui c'è Francesco Duva che è capogruppo in Commissione Antimafia, che dopo vi dirà quali sono le cose che stiamo portando avanti. Seconda cosa importante è il tema che ci preoccupa molto, legato alle infiltrazioni nei partiti di questo sistema qui. Sembra come che il Partito Democratico non voglia assolutamente che determinate audizioni vengano chieste in Commissione Antimafia. Nel momento in cui noi facciamo una richiesta di audizione, subito arriva una minaccia paramafiosa, la posso definire tranquillamente così, verso la Presidente Bindi. Perché al momento in cui noi chiediamo l'audizione di Guerini e Valenti, immediatamente i giornali parlano di sostituzione della Bindi con Fiano. Questo qui è semplicemente per fare in modo che la Commissione Antimafia diventi un giocattolo in mano al Partito Democratico. Molti di voi non sanno che esiste un accordo fra l'Unione Europea, tutti quanti gli Stati membri e la Philip Morris. Questo accordo si sarebbe rinnovato nel luglio del 2016. Oggi però il Movimento 5 Stelle ha bloccato tutto con una mozione di risoluzione approvata dall'intero Parlamento dell'Unione Europea. Facciamo un passo indietro e torniamo al 2003. L'Organizzazione Mondiale della Sanità adotta la Convenzione per la lotta contro il fumo, per ridurre le malattie, le morti premature causate dal tabacco e per contrastare il mercato nero della contraffazione. Dovete sapere che la maggior parte delle merci illegali in Europa proviene direttamente dalle aziende produttrici del tabacco. Ma di fronte a questo scandalo, l'Unione Europea decide comunque di portare avanti questo accordo con la Philip Morris, accordo che noi oggi abbiamo interrotto. In questo modo abbiamo portato in Europa tre principi fondamentali e fondanti del Movimento 5 Stelle: la lotta contro la frode, la piena trasparenza e soprattutto la tutela per la salute dei cittadini. Da uno studio di Unioncamere solo il 25% di imprese investono in competitività e questa percentuale così bassa è dovuta a tre fattori. Il primo, elevata pressione fiscale; il secondo, una domanda del mercato negativa; e il terzo, un accesso al credito problematico per le imprese. Noi oggi come forza di opposizione, presto come forza di governo, diamo una risposta concreta a questo ultimo punto. Ad oggi i parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno restituito dai loro stipendi circa 16 milioni e 700 mila euro. Questi soldi noi fin dall'inizio abbiamo deciso, come avevamo promesso che avremmo fatto, di darli come microcredito alla piccola e media impresa. Finalmente da oggi si parte anche in Toscana e siamo orgogliosi di essere qui a dire che anche in Toscana i parlamentari del Movimento 5 Stelle, con quello che restituiscono dai loro stipendi, possono aiutare le piccole e medie imprese. Il microcredito non è soltanto un'azione di restituzione dei nostri stipendi, è un'idea di governo e soprattutto sono gesti che danno credibilità al Movimento 5 Stelle, perché è un movimento che fa quello che dice. Una donna è ministro degli affari esteri ogni volta che deve spiegare a suo figlio come interagire con il compagno che parla una lingua diversa dalla sua. Una donna è ministro dell'economia ogni giorno. Deve arrivare a fine mese, pagare il mutuo, fare la spesa. Una donna è ministro del lavoro sempre, fa carriera nonostante le discriminazioni, riesce a ricollocarsi quando le chiudono la porta in faccia perché è incinta. Una donna è ministro dell'istruzione ogni volta che controlla i compiti ai bambini. Non abbiamo bisogno di un 8 marzo e delle quote rosa. È la politica che ha bisogno di noi, perché tutte insieme stiamo già cambiando il mondo. Questa è la politica delle donne. Questa è la politica delle donne. Questa è la politica delle donne. L'ultimo appunto è questo
decreto legislativo su mutui? Perché andrebbe pignorato Palazzo Chigi? Andrebbero pignorate le sedie del Partito Democratico, non vengono pagate da questi cialtroni che si intascano i nostri soldi e neanche pagano le sedie, non le case degli italiani. Il Movimento 5 Stelle è l'opposto del governo Renzi.